Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Voi sapete che Matteo Salvini e il centrodestra si sono incontrati con Giuseppe Conte proprio l'altro giorno, finalmente, perché Conte ha sempre parlato di collaborazione con il centrodestra, ma realmente era io decido e poi vi informo. Voi se avete qualcosa mi mandate un'email, no? Ecco, avete quelle email che tu mandi per cercare lavoro e poi non ti risponde mai nessuno. Dice, ma l'avranno ricevuta? Avrò sbagliato l'indirizzo? Eppure ho i requisiti? Ma come mai? Ecco, mi mandate un'email. Ma poi alla fine Conte, non si è capito bene se Conte ha chiamato Salvini o Salvini ha chiamato Conte, o si sono chiamati telepaticamente, ma comunque si sono chiamati, si sono dati appuntamento e Conte ha detto porta anche gli altri del centro-destra, così parliamo una volta per tutte. In quella chiacchierata si sono dati del tu, Giorgia, Giuseppe, Matteo e Lupi, che non mi ricordo esattamente come si chiama, Gianluca, Gianfranco, Lupi, non mi ricordo, Lupi di un partito che realmente non ricordo neanche il nome del suo partito. È qualcosa con noi, noi, boh. Non sapevo neanche più che ci fosse quel partito, che fosse all'interno di questo centrodestra. Bah. Comunque, Matteo Salvini non ci può pensare. Dice, vabbè, Conte poi ha capito che avevamo ragione, ha fatto il decreto e poi ha chiuso alla fine l'Italia, ma l'ha chiusa parzialmente perché le fabbriche sono aperte, tutte, milioni di persone ogni mattina vanno a lavorare e addirittura i metalmeccanici hanno indetto uno sciopero per dire: ma scusate, qui tutti a casa e noi andiamo a lavorare perché gli imprenditori devono guadagnare soldi, ma sulla nostra pelle. Ma naturalmente hanno più che ragione. Ma scusate, ammortizzatori sociali per tutti, le famiglie, le babysitter, i tricotraco per Babbo Natale, per cui qua e paperino. Per tutti ci sono gli ammortizzatori e i poveri metalmeccanici, quelli di tutte le altre aziende, devono andare a lavorare. Va a lavorare, no? Come dicono in Lombardia, ma va a lavorare. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto della, prima di tutto il guadagno dell'imprenditore, no? Gli operai, ma chi se ne frega, no? Io devo guadagnare, no? Devo accumulare, ho dei progetti. Ecco, quindi Matteo Salvini, come me, non ci può pensare e dice: va bene la collaborazione, va bene il comportamento responsabile, ma ora non è più il tempo di incertezze e delle regole a libera interpretazione. Così Matteo Salvini affida il senso della giornata all'hashtag chiudere tutto. In mattinata di ieri, a costo di passare per Menagramo, in una diretta Facebook aveva detto di non voler essere un uccello del malaugurio, ma segnatevelo, aveva detto, entro la fine di questa settimana sarà superata in Italia quota 1.000 decessi. Stiamo parlando di una tragedia. Purtroppo, quando in serata dalla Protezione Civile arriva il bollettino, Salvini scopre di aver sbagliato la previsione. Il triste conteggio dei deceduti ha superato già ieri la soglia dei 1.000, 1.016 per la precisione. A strettissimo giro arriva un altro post, più di 1.000 morti per quello che voi sapete, in pochi giorni, 189 in più rispetto a ieri. Chiudere tutto, l'hashtag, ma sul serio. Attenzione, come dicevo nel video precedente a questo, chiudere tutto ormai è l'ultima spiaggia, dopo di quello non c'è più nulla. Nel senso, quando hai chiuso tutto e poi hai mandato realmente tutte le forze armate disponibili in strada a fermare i furbetti. I furbetti di questa cosa che vanno in giro, chi va a comprare la PlayStation, chi va a cena da amici, chi da Napoli parte per andare a vedere la casa di Vasco Rossi, ma rendetevi conto di che gente c'è in giro, che gente c'è, gente priva di cervello, gente che vive in un mondo irreale, purtroppo, purtroppo. Su questa gente è sempre esistita, esiste ed esisterà. Un mondo fatto di intelligenti è un'utopia, il mondo principalmente è degli stupidi. Su questo non c'è dubbio alcuno, dubbio. Questa è la maggioranza della popolazione mondiale, è fatta da quel tipo di persone. Le persone intelligenti, razionali, sono la minoranza. Purtroppo una volta quella minoranza governava, adesso
quella parte che vi dicevo prima, è entrata anche in politica, no? Viene invitata nelle trasmissioni, c'ha i seggi in Parlamento e questa probabilmente è la fine di tutto. Ecco, vabbè, forse sarò tragico, ma forse neanche troppo. E così, Matteo Salvini dice ai suoi, il leader appare preoccupato, dice Salvini, per il diffondersi anche tra il personale medico, per l'impatto economico che rischia di essere smisurato. Smisurato, sì, la parola è smisurato. Per Piazza Affari che affronta il peggior crollo di sempre, mentre lo spread supera i 231. È ancora basso, eh? È ancora basso, potrebbe arrivare a dei numeri che voi umani non potreste neanche immaginare, come diceva in Blade Runner, no? E quindi, ma anche l'ordine pubblico, non si tratta soltanto della rivolta nelle carceri, sono anche i 1.000 episodi che gli vengono riferiti che dimostrano che i nervi del paese sono a fior di pelle. E allora bisogna chiudere tutto. Quello che diciamo, non lo diciamo per i voti, ovviamente. Quello che mi interessa in questo momento non sono le elezioni comunali, i sondaggi, perché se uno dovesse ragionare in questi termini, allora direbbe solo no, no, no. Io sono all'opposizione. L'opposizione per definizione si oppone, no? Quindi, ovviamente, quello che dice Matteo Salvini a questo punto dice: guardate che io non sto parlando per i sondaggi, quello che sto dicendo lo sto dicendo per il paese, in una situazione, definirla bellica è forse un eufemismo, ecco. Poi dice, però, i decreti del presidente, no? Del Consiglio sono decreti suoi e se qualcosa non va, noi lo diciamo. Io non voglio essere complice, sia detto tra virgolette, di una situazione che mi sembra stia sfuggendo di mano. Insomma, serve un governo forte, con idee chiare, coraggiose e precise. Regole certe, non interpretabili. Non può essere delegato ai governatori il ruolo del governo. Voi sapete che i governatori stanno cercando di fare quello che possono per prendere in mano loro la situazione perché avete visto Fontana oggi ha detto a Conte: senti, io qua c'ho le associazioni industriali e i sindacati che dicono di chiudere tutte le aziende. Ma Conte non sta rispondendo a queste persone. Non vuole chiudere le aziende. Non vuole chiudere le aziende. Forse ha paura di un tracollo ancora più pesante dell'economia, ma peggio di così non c'è. Ma Salvini annovera tra le misure insufficienti, parla anche dell'autocertificazione che viene per chi viene trovato per strada, il che indigna poi il deputato di LeU, Luca Pastorino, che dice: il comportamento di Salvini si dimostra irresponsabile anche di fronte a un'emergenza così seria. Ogni giorno coglie l'occasione per aprire polemiche inspiegabili. Beh, per questo signore Pastorino, LeU, liberi e uguali, Salvini ha comportamenti inspiegabili. Beh, caro Pastorino, un piccolo. Caro Pastorino, ti consiglio di aprire la tua mente e cercare di capire che tu stai attaccando Salvini per motivi politici elettorali. Salvini sta parlando per il bene del paese, non sta facendo polemiche inspiegabili. Guarda, caro Pastorino, che Salvini, quello che la chiusura attuale è grazie a Salvini, Meloni e Berlusconi, grazie a Fontana, Zaia. Se no saremmo ancora le zone arancioni, le zone gialle, le zone di verde, verde chiaro, verde scuro. Quindi, caro Pastorino, ritorna da dove sei venuto, eh? Non parlare più, lascia perdere Salvini, che il confronto Pastorino-Salvini è tra un uomo e un gigante, politicamente parlando. Quindi Pastorino, torna a liberi e uguali, lì che sei libero e uguale a tutti. Ma intanto il leader della Lega parla dell'Unione Europea e dice: se l'Unione Europea ha un senso, un cuore, un'anima, questo è il momento di dimostrarlo, perché fino ad oggi tante chiacchiere, fatti zero. L'idea è sempre quella di una zona rossa, protetta in tutta Europa, perché
si scalda, non è possibile che in Italia si facciano sacrifici durissimi e ai nostri confini qualcuno faccia finta di niente. Insomma, se è un'Unione Europea, allora ci devono essere provvedimenti sanitari uguali in tutti i paesi. Salvini, caro Salvini, l'Europa è solo chiacchiere, no? Neanche chiacchiere distintivo, è solo chiacchiere. È un'accozzaglia di stati uniti da una specie di moneta che ci ha rovinato. Quindi, dici, se la UE ha un senso, non ha un senso. Un cuore, non ha un cuore. Un'anima, non ha un'anima. Perché l'Europa non può avere un'anima e un cuore. È un congiunto di stati uniti da una moneta e basta. Per il resto è sotto lo sfatto di invidia tra governanti e stati, no? Solo invidia, che l'Italia non ha verso gli altri, ma gli altri hanno verso l'Italia, certo. L'Italia è l'Italia. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci. E intanto, avevo dimenticato, scusate, prima di chiudere, avevo dimenticato un argomento. Intanto Di Maio fa la mossa. La mossa di Di Maio. Ma qual è la mossa di Gigino il Grande, detto anche Di Maio? Controlli per chi arriva dall'Austria. Bravissimo. Mi vengono i brividi. Mi vengono i brividi. Una mossa per rompere il blocco austriaco che ha creato disagi e una coda di 70 km al confine con il Brennero e che sta funzionando. Luigi Di Maio risponde ai severissimi controlli austriaci per chi proviene dall'Italia con la stessa moneta. Il ministro degli esteri ha dato disposizione di comunicare agli austriaci che avrebbe applicato le stesse regole nei confronti dei loro cittadini diretti in Italia, principalmente carichi di merci. Da stamattina sono in corso controlli su chi varga il confine diretto nel nostro paese e la situazione, coordinata insieme al ministro Luciana Lamorgese, pare essere migliorata. Nelle ultime ore l'Austria ha velocizzato il controllo sui TIR e al momento si stimano 400 transiti. Allora, beh, in senso, bravo Di Maio, nel senso, va bene, hai fatto bene. Però che non si limiti a queste ripicche, fallo con tutti gli stati, fallo con tutti quelli che hanno chiuso i voli verso di noi, chiudeteli verso di loro, fallo. Già questo mi è piaciuto, fallo. Va bene, vi ringrazio e vi auguro buona giornata. Arrivederci.